Alcuni gruppi si stanno organizzando per chiedere la rimozione di Matera dal patrimonio mondiale UNESCO. L'amministrazione come si pone? È una barzelletta, diciamo. Non è assolutamente realistico pensare a cose di questo genere, anche perché si tratta di una questione che abbiamo preso anche di petto e, voglio dire, nonostante la gravità del problema che abbiamo segnalato, non è assolutamente in discussione la nostra permanenza nella lista del patrimonio UNESCO. Penso che sia, diciamo, una provocazione sulla quale ci possiamo, come dire, possiamo dedicare qualche minuto, ma non ha nessun fondamento. L'amministrazione cosa sta facendo per tutelare il paesaggio almeno? Beh, abbiamo fatto una richiesta specifica alla Regione perché si possa rapidamente riconsiderare intanto l'intervento del quale ci siamo occupati direttamente. E poi stiamo aspettando che la Regione possa organizzare un incontro nel quale definire i vincoli, le distanze che questi impianti debbono avere rispetto non solo alla città dei Sassi, ma anche all'ambito importantissimo dell'altopiano Murgico. Quindi dobbiamo tenere presente che il patrimonio UNESCO non è soltanto la città, ma anche l'altopiano Murgico, e quindi molti ettari di territorio che con lo stesso titolo partecipano alla definizione del nostro territorio quale patrimonio dell'umanità. Quindi la questione, diciamo, va affrontata con molta serietà. Io credo che, nonostante alcune difficoltà che sono anche insite nel procedimento amministrativo e ancor più addirittura nelle leggi che regolano le autorizzazioni su questi impianti, noi abbiamo il dovere, noi, quando dico noi, tutti insieme, comune, gli enti che tutelano il paesaggio, a cominciare dalla soprintendenza, e la Regione, abbiamo il dovere di intervenire con forza. La spinta fondamentale la stiamo dando noi come amministrazione comunale. Mi sembra di capire che il problema non è se si metteranno le pale eoliche, ma dove si metteranno. Il problema è, io personalmente non ho, diciamo, un'avversione pregiudiziale nei confronti delle pale, anche se ci sarebbe molto da discutere, l'ho detto anche in questa occasione, sulla sostenibilità generale, diciamo, di questi impianti. Parlo cioè del saldo netto energetico, considerato tutto l'apporto, tra l'altro, energetico per la realizzazione degli impianti e per il loro futuro smaltimento, oltre che per la manutenzione. Insomma, anche da questo punto di vista noi ci doteremo di qualche apporto specifico che riguarda anche la valutazione economica di questo tipo di impianti. Tuttavia rimane il fatto che, tenuti a distanza da alcune emergenze, come appunto il patrimonio UNESCO, ma come altri paesaggi, l'altro pezzo del patrimonio, perché anche se non inserito nell'UNESCO, noi nella provincia di Matera, in Basilicata, abbiamo luoghi che devono essere tutelati perché costituiscono un elemento importantissimo del nostro patrimonio, che viene messo a disposizione anche dei programmi che noi stiamo sviluppando. Noi diciamo che il patrimonio incontaminato, il paesaggio della Basilicata, è uno degli elementi forti anche dal punto di vista economico per l'attrazione di visitatori, turisti,
per realizzare attività e iniziative, non possiamo naturalmente deturparlo con interventi che non siano esattamente collocati in modo sostenibile. Ultima cosa, il cittadino materano quali vantaggi potrà trarre? Intanto io non mi spertico dietro il vantaggio del singolo impianto eolico. Io parlerei di programmi più generali che riguardano la realizzazione di impianti per la produzione da energie rinnovabili, da fonti rinnovabili, produzione energetica da fonti rinnovabili. Sarei per sviluppare molto anche la piccola impiantistica, e quindi per ottenere un vantaggio anche dei singoli abitanti, dei singoli cittadini, noi non possiamo pensare ai grandi impianti, alle grandi realizzazioni. Quindi con la Regione intendiamo discutere anche di questo passaggio importante. Non può essere avulsa qualunque decisione dal risultato che sui singoli cittadini si riversa, e da questo punto di vista abbiamo bisogno di ripensare in maniera più organica, anche andando a discutere per modificarlo eventualmente, il piano energetico che fu approvato qualche anno fa, perché probabilmente alla luce di quello che sta accadendo merita qualche ripensamento.